Ciao ragazze, nuovo video haul, vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto da Claire, The Reblet Vintage Shop, il suo negozio online, la ragazza con la quale collaboro, nel senso che io spendo tantissimi soldi e lei mi vende delle cose meravigliose, con la quale collaboro, sono la sua cliente da un po' di tempo, da quando l'ho scoperta e mi piace tantissimo, quindi... Da quando ho iniziato, sono dislessica, che volete farci? Sarà colpa di questa nuova location che non mi convince tantissimo. Fatemi sapere che cosa ne pensate della location, appunto, perché non riesco a capire se mi piace questo bianco, questa pulizia, questo luogo tipo ospedale, non lo so, troppo pulito, troppo perfetto, boh, perfetto per modo di dire. Vabbè, non ci sono luci, solo luci naturali. Ma sembra che si veda bene comunque. Dicevo, vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto da Claire. Mi è arrivato il pacco venerdì, oggi è domenica, e io devo ancora spacchettarlo. Praticamente non so neanche come ho fatto in realtà, perché non so come faccio a aspettare. Ho visto tutti questi colori e volevo troppo spacchettarlo, però ho detto devo aspettare le ragazze, devo aspettare di fare il video, sono stata troppo brava. Come al solito l'attenzione ai dettagli. Si fa notare anche questa volta, guardate che meraviglia, c'è questo laccettino così rosa con la targhettina, cioè lei è troppo avanti con i packaging dei pacchi. Ripeto, tutte le volte che mi arriva un suo pacco mi viene da piangere a pensare a quando io vendo le cose di svuoto l'armadio. Vabbè, il concetto è diverso perché lei comunque sono cose vintage, super particolari, almeno nel mio caso, ma nel mio caso invece è un'oscenità perché io veramente... Boh, non è che le tengo bene le cose quando le do via, sono sempre un po' anche stropicciate, messe di così, vabbè, non sempre, però a volte sì. E gli acquisti, appunto, volevo fare i capelli innanzitutto, che poi ve ne parlerò nei prodotti che ho comprato. Ho fatto la tinta ieri, io, tinta grigia, che ho comprato, e devo farvela tra l'altro vedere, infatti mi devo ricordare, e sono molto soddisfatta. Non ho usato alcun tonalizzante, quindi il capello è grigio da tinta. Certo, se usavo il tonalizzante, se avessi usato il tonalizzante sarebbero ancora più omogenei, però volevo vedere proprio il risultato, diciamo, della tinta per capire un attimino se era valida o meno. E sono molto contenta. Fatemi sapere poi anche voi cosa ne pensate, essendo tinta non dovrei innanzitutto spendere miliardi dal parrucchiere e poi dovrebbe comunque durare un po' di più. Passiamo subito agli acquisti, perché tra l'altro nello spacchettarli insieme li vedo magari e dico ah sì, avevo preso anche questa cosa, non è che mi ricordo sempre che cosa c'è, è più che altro sempre una sorpresa perché ti dimentichi spesso le cose, magari comprandole nell'arco di 2 mesi tramite WhatsApp, tramite Messenger, magari ci si dimentica. Allora, primo acquisto, questo era uno degli ultimi effettivamente che le ho comprato quando è andata a questo mercatino, questa bellissima gonna che a me piace tantissimo, è una gonna con tutti i bottoncini, vedete, tutta aperta, tipo... non so come si chiamano, non è a portafoglio perché i bottoncini sono davanti, comunque vabbè, è bellissimo il colore rosso, questa fantasia nera, la gonna viene giù bella svasata. Ho speso per tutte queste cose sui 60 euro, una cosa del genere, quindi i capi si aggirano intorno ai 5-7 euro, massimo 7-8 euro, non di più. Mi piace tantissimo, bella, e me la sono immaginata appunto con una bella fascia nei capelli e insomma un toppettino nero, un crop top, un body e appunto un sandalo nero magari bello intrecciato, secondo me è fantastica. Poi, questi sono sempre gli acquisti ultimi che ho fatto, questo abito meraviglioso che è un abito a fiori, tra l'altro il tessuto è tipo a righe, cioè dovete veramente contattare questa ragazza che ha delle cose super pazzesche, una volta che azzecca, cioè capisce il vostro stile, quindi le fate capire quello che cercate. Tra l'altro io oggi indosso questa camicetta che ho pagato 20 centesimi alla soffitta del re. Guardate che bella la trama, così a righe blu notte. E il vestito è fatto così, tipo un po' vestaglietta delle nonne, diciamo. È molto scollato, quindi sicuramente sarà da mettere con sotto qualcosa, magari un body lilla, qualcosa. E ha questa fantasia floreale molto carina. E questo è un abito per tutti i giorni, perché io lo utilizzo per tutti i giorni, da mettere appunto con sotto un body, un sandaletto, da un sandalo basso a un sandalo alto, magari sui toni dell'azzurro, del lilla, del blu notte. Bellissimo, molto molto bello, mi piace. Fatto bene, poi sono vestiti veramente con un'attenzione ai dettagli fantastica, sono cose particolari che io qui non riesco a trovare. Oh mio Dio, questa è meravigliosa! Anche questo l'ho preso l'ultima volta quando è andata a questo mercatino e me ne sono innamorata follemente, io adoro le cose di Claire. Cioè, guardate questo vestito, è una meraviglia. È un vestito a righe, bianca, bianco perla e blu, questo
tono di blu che non è un blu notte, ma un blu più particolare, cioè non è né blu elettrico né blu notte, quel blu royal. Boh, vabbè, non lo so, forse è una cazzata. Guardate che meraviglia questo vestito, cioè guardate la gonna di questo vestito. Cioè, questo me lo immagino già con un outfit, sempre con guardate la gonna. Sempre con l'idea di metterlo con una bella fascia nei capelli blu, andrà a fare un po' di scorta di fascia e un sandalo meraviglioso, cioè questo wow. È tanta roba, tutto così proprio, guardate la gonna, cioè capite l'ampiezza di questa gonna. È una meraviglia questo vestito, cioè uno più bello dell'altro, veramente. Poi tra l'altro non sembrano così belli a vederli nelle, nelle foto, quando poi arrivano dal vivo sono sempre più belli. Questo invece è un altro vintage vintage, verde, fatto insomma un po' a tunichetta, il mio genere, perché veramente nel mio genere. Ho adorato i colori, che secondo me col grigio stanno molto bene. È fatto praticamente così, non ha il bottoncino sopra, quindi ci metterò magari una spilletta perché io adoro quando le camicie sono super accollate, e poi praticamente ha le manichine così, fatte a camicina, con il bottone ton sur ton, quella è proprio l'attenzione ai dettagli, una cosa pazzesca, il vestito viene giù così, è proprio nel mio stile questo. Me lo sono immaginato con dei sandali pitonati sui toni del marrone, secondo me sta molto bene. Questa è una meraviglia, wow, adoro anche questo, sempre un vestitino vintage, fatto a vestaglietta, come piace a me, tra l'altro col grigio, secondo me stanno una meraviglia questi colori, e questo viene giù sempre così appunto midi, molto bello questo, mamma mia, uno più bello dell'altro, con la cinturina, il fiocchino qua da fare sulla vita, guardate che meraviglia, è troppo bello questo qua, sembrano un po' camicine da notte, però in realtà non lo sono, sono dei vestiti meravigliosi, che riportano subito in altre epoche, diciamo, riporta subito agli anni 50, boh, poi non so bene che anni sono, comunque. Poi ho preso questa gonnellina qua, anche questa stupenda, è una gonna vintage, ho adorato ovviamente i colori e tra l'altro guardate con i capelli come sta bene, questa qua me la immagino insomma sdrammatizzata con una t-shirt, magari devo andare a comprare un po' di t-shirt con delle stampe, una t-shirt da stampa e una scarpa super fantastica colorata o gialla o lilla, mi piacevano veramente tantissimo i colori di questa gonna, nonostante sia comunque un modello abbastanza classico, però secondo me con la t-shirt, con le stampe eccetera, si va un po' a... è quasi finito, no, si va un po' a insomma a rendere particolare anche un capo vintage. Questo abito è un po' che me lo faceva vedere, quando me l'ha buttato a 5 euro ho deciso di comprarlo, monospalla, spero di starci dentro, bellissima la spallina così doppia, carinissima, vedete, e poi è molto semplice, questo piacerà tantissimo anche a voi perché è un po' più moderno, diciamo, quindi non so se voi avete l'amore per i capi vintage, io sì, tantissimo, peccato che i capi vintage normalmente costano tantissimo, e poi questa che me l'ha regalata è stata troppo carina, cioè grazie Cle, sei un tesoro, mi ha regalato questo foulard, perché questo non gliel'ho comprato, sono sicura, guardate che carino, bellissimo, da mettere nei capelli, secondo me è fantastico e la ringrazio davvero tantissimo. E poi ho anche un altro vestito che mi ha dato una ragazza qui della mia zona che ha comprato anche lei da lei, che le va un po' grande, che devo provarlo. Guardate che meraviglia, cioè l'idea di metterlo nei capelli è una cosa fantastica, grazie mille e niente, come al solito super professionale, super gentile, disponibile, cordiale, precisa, offre dei prodotti meravigliosi, uno più bello dell'altro e sono sempre felice di fare acquisti da lei, quindi ve la consiglio, The Rebelettes Vintage Shop su Facebook il negozio, e c'è anche la pagina di Instagram e lei si chiama Claire, cioè non si chiama Claire però nome d'arte Claire, quindi chiamiamola Claire. Ciao ragazze, grazie di aver visto questo video e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, spero che vi piaccia e spero che la location non vi crei problemi, adesso mi direte no io voglio ancora tutto il disordine, i romini che fanno casino, i romini ci sono ma non sono abituati, quindi vieni qua Aranci, vieni. Adesso arriva, su, la rovina, su, ve lo faccio vedere, ah, è arrivato, era tutto accomodato sul divano, io Romini vi salutiamo, Lancilotto non trovate che è dimagrito, a non fargli più le castrazioni chimiche, poverino, si è sgonfiato un di brutto, ci vediamo al prossimo video ragazze, ciao, vieni Romino, ciao, prendiamo anche Romino, su Romino, su, prendono tanto, vediamo minuti, abbiamo minuti da spendere. Vieni Romina, 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 Romina. Su. Ho detto Romina. Su anche tu. Su. Romy, su. Su Romy. Dai. Romy, su.
su, ok, è arrivata anche la puzzola, ciao puzzola, invece lei è cicciolissima perché è stata sterilizzata, ciao puzzona, ci vediamo nel prossimo video, ciao!